Buongiorno, l'aperitivo da Morbegno oggi e allora partiamo dalla 112esima mostra del Bitto. Ma chi c'è? Chi c'è oggi alla mostra del Bitto? Ci sono dei personaggi particolari. Ragazzi, posso fermarti? Certo, oh, eccoti qua. Tu che cosa mi rappresenti visto che parli così? Io? Così? È la mia voce normale, cosa pretendi? Capitano Arthur William Blake della Marina di Sua Maestà. Per l'esattezza Corsaro, ma non importa, non diciamo Corsaro, nessuno. Diciamolo in giro. Nero no? Corsaro rosso-nero. Sei messo rosso-nero quel Corsaro. Mi hanno detto che il Bitto, il colore del Bitto è rosso. Io e mi sono adeguato. Aspetta che mi metto, scusami, mi metto in mezzo così vediamo tutte e due. Sì, vi presento Mozzarella. Mozzarella, come necessario specificarlo che sono mozzarella adesso. Mozzarella. Sì. Tu sai, a quanto pare sono stata declassata. Da perché mozzo, prima cos'eri, Bitto? No, prima ero mozzo, un abilissimo mozzo. Ma avendo combinato giusto qualche pasticcio qua e là, vele forate, ponte bruciato, pesci del pranzo lasciati andare in mare, a cosa? Quanto pare. Non lo sapevate questa, capitano? No. Ha deciso di declassarmi. Bene, siete declassata a gorgonzola adesso. D'accordo? Grazie, molto meglio, capitano. Quanta generosità, grazie. Vedrai quando faremo la Bitto Dance e arriverà il nostro ammiraglio Giolitto, il coniglio che mangia il Bitto. Oggi viene l'ammiraglio. Già. La Bitto Dance. La Bitto Dance, sì. Sì, la Bitto Dance. Per i bambini, la Bitto Dance. La Bitto Dance, per quelli alti come me, stai indicando la mia altezza. Un po' meno. Falli più piccoli, sennò sembra. Meno. Falli più piccoli. T'ha declassato a? Mozzarella, no, gorgonzola! No, gorgonzola, sei finita! Mi piacerebbe mozzarella! Ormai, cioè, proprio sotto quello non c'è nulla? No. Proprio nulla. Secondo me può andare peggio. C'è il giro di chiglia sotto quello. No, ma ragazzi, voi chi siete esattamente? Dai. Noi siamo l'animazione per i giovani qui a questa 112esima festa del Bitto. Sei uno dei pochi che sa 112esima. Certo, è scritto tipo su tutte le felpe, quindi. Ma però nessuno se lo ricorda. Vieni con me, venite con me un attimo, che chiediamo ai ragazzi se sanno l'edizione qual è. Li sto usando per l'aperitivo. Non è un noi problema. Andiamo in onda venerdì. Ma comunque va benissimo. Posso disturbarti? Presento il capitano. Salve, Arthur William Blake, piacere. Posso farti una domanda veloce al volo, poi ti lascio in coda. Sì. Edizione numero della mostra del Bitto? Quarta. Qualche dovresti aumenta un po'? Decima. Ventesima. Quante sono? No, io ti parlavo del mio personale. Del tuo personale. Quarta di fila. Quarta di fila. Bravo, fila? Bravo, no, non di fila. Quattro. Però la mostra del Bitto, secondo te, è arrivata a che edizione? Ottantesima. Ottantesima? Centocinquantesima. 140. 120. Appena sotto 112. Bravo! No, qua c'è stato il capitano. È stato il capitano. Poi paghi, Poi paghi in Bitto, voglio. Poi paghi in Bitto, paghi in forme di Bitto. Forme, tre forme di Bitto almeno. No, quattro come l'edizione che ha fatto. Quattro. Grazie ragazzi. Niente, è stato un piacere. Alla prossima! La nave mi aspetta giù di sotto, ma no, gorgonzola, andiamo, forza, muoviti! Muoviti! Siamo alla 112esima mostra del Bitto, ci siamo fermati affascinati dalle zucche del vivaio Giumelli. Sì, io sono Giorgio Giumelli, rappresento i vivai Giumelli di Traona. Noi facciamo opere di giardinaggio, progettazione con mio figlio, architetto del paesaggio, Elisa, vieni, fatti vedere qua. Elisa, eccola qua. Ciao, Elisa. Sono Elisa. Tu sei architetta del paesaggio? Sì. Quindi è un bel problema il tuo, quando qualcuno ti chiama e ti dice io lo vorrei così, non è semplice. No, però è divertente, usiamo tanta immaginazione, fantasia, cerchiamo di accontentare tutti. Fantastico, sì. Voi avete portato delle zucche enormi, sì. Aspetta, possiamo allargarci? Sì. Guardate queste zucche, che tra l'altro disegnate gli occhi meravigliosi, le stiamo inquadrando in questo momento. Le ha disegnate mia cugina Francesca Fiorini, che trucca bimbi. Stavolta abbiamo fatto truccare le zucche. Trucca zucche è diventata. Allora, mi avvicino a voi, ma cioè nessuno vi ha chiesto se sono vere, proprio perché sono enormi. Tutti pensavano che fossero di cartapesta o di plastica. Allora, proviamo, invece... aspetta, scusa, mi dai una botta sopra per provare che non è di cartapesta? Poi ci sono piena, suona. Ci sono tutte le unghiate delle signore che per verificare. Davvero? Sì, hanno piantato le unghie. Le signore per vedere non chiedono, ci mettono l'unghia direttamente. L'unghia, sì. È fantastica questa cosa. Sì. Quindi siete diventati un po' l'attrazione qui. Ah, ne ho fatte vostre... fotografie, sì. È stato un successo. Non è l'unica, non so se è inquadrata là dietro, ce n'è un'altra di zucca. Sì.
Cioè, io l'ho detto anche prima, cioè, se le coltivano nell'orto, tu hai un orto che è grandissimo, cioè, perché fare una zucca, uno ha un orto normale per una zucca. Questa occupa circa 100 metri quadrati con le rami e le foglie. 100 metri quadrati? Sì, come minimo, sì. Quanti, cioè? E ha bisogno di 1000 litri di acqua al giorno, per 5 mesi all'anno. Beve la ragazza, eh? Sì, eh. Ma poi cosa ne fate poi alla fine? Niente, quando poi tende a marcire la regaliamo ai contadini che la danno agli animali, ai maiali, eccetera. Non buttando via nulla. Niente, teniamo i semi per l'anno prossimo. Che sono tanti qua dentro i semi. Sì, ce ne sono. Quindi anche l'anno prossimo avrai zuccheri di queste dimensioni? Speriamo più grandi. Cioè, quanto pesa questa? Questa 440 kg. Cioè, io mi immagino, vado io a raccogliere le zucche, 440 kg, chi mandi? Andiamo col muletto. Sì, perché insomma qua è dura. Pesano. Sì. Pesano. Grazie ragazzi, prego, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno, arrivederci. Allora, ci siamo accorti che in giro, per Morbegno, ci sono questi signori che vedete, con il costume tipico che non è propriamente di Morbegno. Proviamo a buttarci in mezzo, scusatemi. Allora, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, grazie. Dov'è finito il mio operatore? Ah, ecco qua. Stavamo notando che il costume tipico non è proprio di Morbegno. È un po' più su, diciamo. Più su in che senso? In altitudine? Altitudine, sì. A quota? 1200. 1200. Voi siete? Bormio. La Filarmonica Bormiese. Che ci fate in trasferta a Morbegno? Cioè, no, non è normale questa cosa? Ovunque siete voi. Ci vogliono dappertutto e noi ci adeguiamo. Allora, secondo me, se io vado a chiedere a loro, secondo me mi butto là, vieni con me, facciamo una partita veloce, andiamo verso di loro, perché secondo me, non è che vi vogliono, secondo me, guarda lui come intento, non ci ha visto, lo fermiamo, secondo me, ciao, secondo me, non è che vi vogliono, voi venite per mangiare, perché ho visto lei che ha boccone pieno. Abbiamo dedicato 2 minuti anche a quello, sì. Giusto 2 minuti, ragazzi, mi raccomando, non troppo. Lei è il maestro, giusto? Sì, sono maestro. Della... È il direttore di questa filarmonica? Bormiese, esatto. Com'è portare in giro questo gruppo di ragazzacci? Diciamo che... No, se la cavano, dai. Se la cavano? Sì, dai. Sì. A mangiare specialmente, ma anche a suonare, dai. No, dai, son bravi, dai. Non ci lamentiamo. Allora, domanda, vediamo se siete preparati. Voi siete venuti alla mostra del... Bitto. Edizione numero... Ed è qua che volevo, numero... Facciamo finta che è la prima edizione. Ce n'è qualcuna di più? Edizione... Sali? Vediamo un po'. Alza. Di più? 35. Di più? 50, allora. Di più? 60. Di più? 70. Di più? Vai su. 90. Di più? Vai su. 100, 115. Appena meno. 113. No, sotto di 1. 112. Presa! 112esima edizione. Eccola qua, grazie ragazzi. Grazie. Prego, grazie a voi. Posso intrufolarmi, ragazzi? Attenzione, posso... attenzione. Attenzione, sediti, che volevo lui. Volevo lui. Come si chiama? Lui è? Lui è il numero uno, il dragone. Dragone? Allora, dragone numero uno. Dragone numero uno della Brianza. Della Brianza, siete tutti a Brianza qua. Brianza forever. Della Brianza. Brianza, qua sono tutti. Con furore. Con furore. Allora, vi faccio. Vediamo. Furgone, ma in realtà col treno. Perché noi rispettiamo la legge, non beviamo quando guidiamo. Non bevete e guidate insieme. Cioè, hai un po' di difficoltà a esprimerti. No, non bevete e guidate insieme, ho detto. Non bevete e guidate insieme. Cioè, poi, nel senso, separati, due alla guida non si può guidare insieme. No. In quel senso. Esattamente, giusto? Esattamente. Allora, posso farti, la faccio a tutti, domanda di rito. Edizione della mostra del Bito numero dragone? Chi è che lo sa? Chi dov'è è che lo pass? Sa? Dov'è il pass? Io passo parola. Dov'è il pass? Cerca il pass. No, edizione, non la sapete. Ah, questo qua è mio, Edizione numero... Che c'è scritto. Numero. Allora, so che la Morbegno in cantina sono 20 anni che la fanno. Ok, voi invece sono 25 venite a Morbegno in cantina. Quasi. No, io è il primo la anno, primo del anno. Mostra del Bitto. Mostra del Bitto, non lo so. Non c'è più, è là, c'è. Sinceramente non lo so. Allora, andiamo, secondo te quando l'edizione numero? Non lo so. Spara un numero. 10. Secondo me. Secondo te? Secondo me 10. Sei un attimino bassa. 17. Secondo me 20. Ragazzi, 20. Su. 20. Salite, ragazzi. 25. È la più storica. 50, allora. È la più storica antica. 80. Su. 1000. Esagera. Allora, no. Vai da... Scusa, mi incrocio, vado a lui. 60. Allora, chi ha sparato 1000? Io. Allora, ragazzi,
1000 anni fa, era un po' dura. 112 suggeriscono. 126. E hanno suggerito giusto. Chi è stato? Chi è stato tu? Sei stata tu che internet funziona bene, riceve bene il cellulare. Benissimo, giusto? Sì. 4G è fantastico. 4G. Pensa se avesse avuto il 5G non facevate sta figura, era più veloce. Vero, vero. Ragazzi, buona giornata. Vi hanno già dato da mangiare, sì. No. No, 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 su Rai 12 sei. Guarda qua. Sei sulla... Aspetta, mi avvicino. Allora, che numero è? Che mia nonna deve vedere. Poi. Allora, spara alto. Ripartiamo. 112. 54, 54. No, sei su tre canali esattamente. 172. Se vuoi vederti in alta definizione in HD sul 695... E su TSN Lecco 186. Okay. Ho dato i numeri? Oh, perfetto. Perfetto. Quando è che vai in onda? Cerchiamo. Adesso, in diretta. No, non sei in diretta, venerdì. Andrai in onda venerdì sera, 19.45. Perfetto, ci siamo esatto. Noi. Ci siete voi, tennis. Poi finisce sul social network. Tu guarda Facebook, Sondrio News e finisci anche lì. Non vedevo l'ora, grazie. Non vedevi l'ora! Avvisa la nonna. Esatto. Ecco, esatto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.